non ci sono problemi, perché se ci sono problemi non ci sono problemi. Signori, non ci sono problemi, non ne ho virus, e poi non esiste virus, io sono a posto. Niente, la mascherina, noi siamo per cannellare, qua, qua, spicciamolo, qua. Lo deve bere fuori, per favore. Ma che fuori, signorina? Non ce n'è Covid, io sogno a posto, sogno troppo numero uno. Ora, come fai? Oh, bene, se le bevo fuori. Per favore, gentilmente. Non ci sono problemi. Ciao a tutti ragazzi, sono David Simone Vinci, mi tolgo la mascherina, tanto sono da solo. Ho voluto con tutte le mie forze portare avanti questo progetto, perché questo progetto non è il mio, non è dell'azienda Rodoligo San Marco, ma è di tutti noi. Io infatti spero che tutte le aziende ospedaliere, gli ordini professionali, i giornalisti, i giornali, i telegiornali lo divulgano. È da 32 anni che io svolgo questa nobile professione in questa azienda e devo ringraziare delle figure importanti, indispensabili, che lavorano dietro le quinte. E colgo l'occasione di ringraziare e salutare il mio direttore generale, il dottor Gaetano Sirna, il mio direttore sanitario, il dottore Lazzara, il mio direttore amministrativo, il dottore Fresta, e i direttori dei due presidi, sia Rodoligo e sia San Marco. Il servizio infermieristico capitanate e coordinate dal dottor Russo qui al San Marco e al Policlinico dal dottor Salamanga. Devo ringraziare tutti i capi dipartimento, i primari, i medici sia ospedalieri che quelli del territorio, come quelli medici dell'USCA. Devo ringraziare il servizio di psicologia e gli assistenti sociali e le farmaciste e i farmacisti ospedalieri. Su questo devo soffermarmi. Proprio i farmacisti, i medici della farmacia sono i nostri angeli, veramente ve lo dico, perché loro ci forniscono i mezzi per combattere e difendere questo coronavirus e io li ringrazio. Ringrazio poi le figure che nessuno mai ringrazia e stavo di ringrazio io, Davide Eddo, Davide Simone Vinci, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, le ostetriche, i fisioterapisti e gli OSS. E perché non ringraziare gli ambulanzieri, non ringraziare il facchinaggio, non ringraziare gli OSS, non ringraziare l'impresa di pulizie, non ringraziare i vigilantes? Tutti noi abbiamo fatto un lavoro straordinario e adesso devo solo abbracciare i miei colleghi e colleghe coordinatori. Io, come dicevo, è da 32 anni che svolgo questa mia nobile professione dell'infermiere, perché l'infermiere, oltre alla professione, è un'arte. L'arte dell'infermiere è nutrire la propria anima attraverso la vita degli altri. Dunque, quello che vi raccomando, usare le mascherine, no, farai finta, metti il cassutto, mettere i pezzi, andare a faccia che cuttuliciose, con l'elastici, fare finta, è importante la mascherina e soprattutto nei luoghi chiusi usare almeno l'FFP2 o nei mezzi pubblici. Cosa dire? Il distanziamento sociale, il disinfettare le mani, sì, è vero, ne mancano di scampagnate, ma facciamone, non è un tempo ravasata, abbracciamone, non è un tempo abbrazzata, andiamo a salutare da lontano, almeno un metro e mezzo, due metri di distanza, uva su un errore, mandiamolo così. Ti voglio bene. Arriva lo stesso. Perciò ragazzi, da Davide Simone Vinci è tutto, cosa dire? Ma allora,
un problema c'è. Certo che c'è, ma allora non è vero che non ci sono problemi. Un problema c'è. Ragazzi, dopo di me ci sono tanti altri amici, volti noti, che vi vogliono dire una cosa, volti noti che tutti noi conosciamo. Da Davide Simone Vinci è tutto. Tu sei carina. Sono Alessandra Biero e con questo video voglio ringraziare i medici e gli infermieri dell'ospedale San Marco di Catania, che sono in prima linea come tutti i sanitari d'Italia in questo momento per affrontare l'emergenza. Quello che possiamo fare noi è rispettare il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri e ricordarci di portare la mascherina chirurgica oppure FFP2 se siete al chiuso. Con queste regole e con l'arrivo del vaccino, speriamo presto per tutti, riusciremo a farcela. Rispettiamo le regole perché l'emergenza Covid-19 non è terminata, ci sono nuove varianti e nuovi pericoli, per cui rispettiamo le regole per tutelare la nostra salute e quella degli altri. Per cui indossiamo sempre la mascherina, rispettiamo le distanze anche con la mascherina, non creiamo assembramenti e laviamoci spesso, sempre, le mani, quindi le condizioni igieniche sono assolutamente fondamentali. Solo così possiamo venire fuori da quest'incubo e possiamo risolvere il problema, che non è soltanto sanitario ma è anche economico. Quindi pensiamo a tutte le persone che purtroppo non ci sono più a causa di questo brutto virus che ci ha sconvolto la vita. Accolgo con tutto il cuore l'appello del mio amico David Simone Vinci, che tra l'altro è coordinatore responsabile di un reparto Covid all'ospedale San Marco di Catania, a fare attenzione in questo momento più che mai. La sfida ancora è lunga, ancora è dura, però grazie al grande lavoro del personale sanitario, del personale medico, del personale infermieristico ce la faremo. Ma oggi più che mai, anche a causa delle varianti, amici miei, dobbiamo stare ancora più attenti, dobbiamo mettere in campo tutto il nostro senso di responsabilità, indossiamo sempre le mascherine, igienizziamoci continuamente le mani, stiamo a distanza di sicurezza ed evitiamo magari gli assembramenti e le cose che non sono necessarie. Solo così possiamo aiutare medici, infermieri, paramedici che ormai da un anno stanno facendo un lavoro eroico straordinario. E non posso che dirvi da persona comune grazie per quello che avete fatto, che state facendo e che continuerete a fare, con un abbraccio veramente a tutti e in particolare a tutto il personale medico, sanitario, parasanitario, infermieristico dell'ospedale San Marco di Catania, che è stato il primo presidio Covid di Sicilia. Esattamente un anno fa io tenevo il mio ultimo concerto a Catania, la mia città. Poi è iniziato il buio, è iniziato il lockdown e questa terribile pandemia che ha rubato fin troppe vite umane e ha cambiato radicalmente le nostre. Pensate al mio settore, il mondo dello spettacolo, siamo fermi da un anno. Ma questo non importa, perché il virus purtroppo è ancora fra noi, è ancora serpeggia fra la gente in modo molto più cattivo e molto più subdolo per colpa delle varianti. Per cui mi raccomando, questo è lo scopo di questo mio messaggio, mi raccomando attenzione, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma mascherine, distanziamento, igiene, questo è fondamentale per sconfiggere la malattia. Ne approfitto per ringraziare ovviamente tutti i medici, tutti gli infermieri per quello che hanno fatto durante tutto questo terribile anno, per gli sforzi incredibili, per i turni estenuanti. E un saluto particolare al mio amico David Simone Vinci, coordinatore infermieristico del San Marco di Catania, che ha un presidio Covid. Volevo solo ricordare a tutti che il coronavirus non è finito, non ci ha abbandonato, quindi sempre mantenere la mascherina in tutti gli ambiti della vita quotidiana e soprattutto le distanze. Questo video lo faccio anche per ringraziare tutti gli infermieri e medici dell'Istituto San Marco di Catania, in particolare al coordinatore infermieristico nonché grande amico Davide Simone Vinci. Quindi mi raccomando, guardia alta e ce la faremo tutti insieme. Mascherine FFP2, detergente disinfettante per le mani, distanziamento sociale, non rompete le scatole, c'è poco da ridere. La prevenzione è una cosa seria, ve lo dico io, e Nuccio. Quindi ci potete credere. In questo video voglio ringraziare e salutare tutti coloro che si sono dati da fare, che sono stati in prima linea per combattere questo tremendo virus che ci ha cambiato la vita, e quindi voglio salutare tutti gli infermieri, i medici, tutti e quelli che lavorano negli ospedali, qualunque sia la loro mansione. In particolare fatemi salutare gli amici dell'ospedale San Marco di Catania e il coordinatore del Covid-19 pneumoreparto di semi-intensiva, che è il mio amico
collega David Simone Vinci. Grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che state facendo e grazie per quello che continuerete a fare. Ovviamente il consiglio e la raccomandazione che do a tutti è quella di insomma, restare ancora un po' così con queste ristrettezze, tanto è già passato un anno, insomma, se ce la facciamo ancora per un po' probabilmente ce ne usciamo da questo brutto incubo, per cui distanziamento, mascherine e mi raccomando non fate assembramenti. Con questo video io desidero ringraziare e salutare e virtualmente abbracciare tutti i medici e tutto il personale infermieristico e dell'osso, tutti coloro insomma che si sono adoperati per aiutare e salvare tutti i contagiati di Covid. In particolare desidero salutare e ringraziare il mio amico Davide Simone Vinci, infermiere coordinatore dell'ospedale San Marco di Catania. Detto questo, quindi fatti i ringraziamenti e saluti, desidero ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, tutte quelle regole che i medici e il personale scientifico ci hanno consigliato o imposto giustamente di fare. Significa distanziamento, evitare assembramenti, lavarsi e disinfettarsi continuamente le mani, portare la mascherina, evitare assembramenti, lavarsi e disinfettarsi le mani, mantenere le distanze di sicurezza, non toccarsi la bocca o gli occhi con le mani se non si è certi di averli pulitissimi, portare la mascherina, evitare gli assembramenti, nei limiti del possibile starsene a casa, portare la mascherina, evitare gli assembramenti, starsene a casa, disinfettarsi le mani, sempre. Il mio messaggio breve è mantenere la distanza sociale e metterci la mascherina. Ancora l'incubo non è finito. Ragazzi, ve lo dico di persona personalmente, la gente catarella, questo Covid c'è, dobbiamo stare attenti e salvaguardare tutto, mascherine, distanziamento e igienizzante per le mani, mi raccomando. Voglio salutare di persona personalmente tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale San Marco di Catania e soprattutto Davide Simonevicchio, un grande amico mio, un grande fratello, coordinatore di un reparto Covid. Perché ragazzi c'è, togliete i panni della gente catarella, c'è. Mi raccomando, la vita è bella, ve lo dice la gente catarella. Comandi, dottore. Un affettuoso e caro saluto all'Istituto San Marco di Catania, perché per l'impegno che continua a mostrare nella lotta contro il virus. Dobbiamo rispettare i suggerimenti che il governo ci dà, perché non siamo del tutto fuori. Nell'occasione voglio ringraziare tutto l'organico dell'ospedale San Marco insieme ai dottori e a tutto il reparto infermieristico. Già trascorso un anno e si parla ancora di Covid. Vorrei ricordare a tutti gli amici e a tutte le persone che bisogna rispettare le regole mantenendo le distanze, indossare sempre la mascherina e lavare le mani fuori e dentro casa. Sono qui a distanza di un anno dall'inizio di questa pandemia per ricordarvi che bisogna ancora essere prudenti e fare molta attenzione. Attenzione vuol dire tenere la mascherina, le distanze di sicurezza e soprattutto non abbassate mai la guardia. Ne approfitto in questo video per ringraziare tutti gli operatori sanitari, dai medici, gli infermieri, gli operatori sanitari in generale, grazie di vero cuore, grazie per il lavoro che avete fatto, perché è stato un lavoro pieno di sacrifici, un lavoro pericoloso e a nome mio, a nome di tutti, io vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Ciao ragazzi, da Capra delle Iene e da Aquila di Masterchef. Volevamo salutare tutti gli infermieri e ovviamente i medici dell'ospedale San Marco di Catania, nella fattispecie Davide e Simone Vinci. Grazie per quello che fate ragazzi. Mi raccomando, dobbiamo buttare giù la maschera, essere veri, quindi non ricercare sempre le battute o essere brillanti, ma tenere su la mascherina. Insomma, chi vuole fare, chi ci crede, chi non ci crede, dei negazionisti. Comunque di un sorriso si può fare anche a meno. Noi da qualche parte, io ho detto, curiamo l'anima, i comici, gli attori in generale, però i medici curano, quindi si fa sul serio. Quando insomma bisogna intervenire, curano
le persone quindi tutelano la salute e soprattutto la vita. Io sono legatissimo a Catania, quindi quando sento il mio amico Davide Simone Vinci, io ho fatto un altro tipo di percorso, di carriera. Lui ha saputo fare tutto, ha saputo essere efficace anche come comico, come ironia ce l'aveva fin da piccolo, perché noi a Canalicchio ci divertivamo insieme, non sapevamo poi che cosa ci avrebbe riservato il futuro. E dicevo, lui adesso è un grande coordinatore di un grandissimo, io ho saputo di questo, sono felicissimo, ma ne ero sicuro, di questo reparto Covid di un'eccellenza a Catania come il San Marco, e quindi voi che siete in prima linea avete tutto il mio appoggio. E io farò il vaccino e quindi dobbiamo combattere per poi insomma salire anche su un palco e uscire e fare vedere questo sorriso, che questa parte che per ora è assolutamente vietata. E speriamo, perché in una democrazia e in un mondo positivo, anche se uno si augura sempre di essere negativo, vai a essere positivo, perché poi devi stare in quarantena. Io mi stringo a tutti questi grandi operatori, e con a capo in questo caso Davide, e in bocca al lupo a tutti, che possiamo ritornare insieme e a fare, organizzare una grande festa quando siamo tutti vaccinati. Grandi vaccinati, qualcuno me lo disse una volta. Un abbraccio a tutti. Mi sento in dovere di ribadire, rimarcare, raccomandare a tutti i nostri concittadini un dato che credo debba essere sempre tenuto presente da qui per il prossimo futuro. Non possiamo noi ridurre l'attenzione, la prevenzione nei confronti della trasmissione di questo virus. Per cui, anche se saremo vaccinati e nelle more della vaccinazione, è determinante, prioritario, mantenere tutte quelle misure di distanziamento sociale, l'utilizzo dei dispositivi di prevenzione, mascherine, eventuali visiere per operatori sanitari, eccetera, tutti i dispositivi di protezione, che al momento rappresentano sicuramente l'arma più importante per ridurre la trasmissione di questo virus. Ringrazio il signor Davide Vinci, che è il nostro caposala del reparto di pneumologia, che insieme alla sua professionalità mette quell'entusiasmo e quella voglia di fare che certamente ne rendono una persona estremamente qualificata e chiaramente in questo momento di grande preoccupazione, di grandi problematiche, estremamente utile per il raggiungimento e il superamento di questa problematica. Ad oggi, un anno dall'inizio della pandemia, abbiamo ricoverato oltre 1600 pazienti. Il nostro operato prosegue grazie all'opera instancabile del personale ausiliario, infermieristico e medico. È sicuramente migliorata la gestione clinica del paziente, ma non esiste ancora un farmaco che possa essere considerato la risoluzione definitiva per tutti i pazienti che contraggono l'infezione. Per questo motivo rimane fondamentale la prevenzione, fondamentale la vaccinazione, fondamentale l'uso delle mascherine, il distanziamento sociale e igiene delle mani. Ricordiamoci che il virus, sebbene mutato con le sue varianti, non può oltrepassare le barriere fisiche o il distanziamento, le misure che sono da sempre raccomandate per prevenire l'infezione. Per quanto riguarda le terapie, adesso esistono delle nuove terapie che sono i nuovi anticorpi monoclonali da praticare in fase precoce su alcuni pazienti positivi. Pertanto, in caso di riscontro di positività, chiedete informazioni al vostro medico curante o al medico dell'USCA, perché loro sono perfettamente a conoscenza delle caratteristiche che deve avere il paziente per ricevere queste terapie
che vengono praticate regolarmente nel nostro reparto o in altri ospedali Covid. Ho ricevuto l'invito da parte del caro amico Davide Simone Vinci, impegnato da anni nel sociale e da qualche anno come coordinatore infermieristico di un reparto di pneumologia Covid, affinché io possa dare la mia esperienza e possa trasmettere qualche messaggio di speranza all'interno di questi messaggi che Davide sta cercando di diffondere, soprattutto in un contesto sociale. Io svolgo la mia attività all'interno dell'unità di crisi aziendale e insieme alla direzione generale, la direzione sanitaria aziendale, le direzioni mediche di presidio e gli uffici infermieristici di entrambi i presidi, cerco di dare il mio contributo molto umile per quello che riguarda la gestione dell'emergenza intraospedaliera. Abbiamo delle armi a nostra disposizione che l'anno scorso potevamo ancora non pensare di poter avere. Abbiamo i vaccini, abbiamo gli anticorpi monoclonali, però ancora è fondamentale che abbiamo ben chiari quelli che sono dei comportamenti assolutamente indispensabili. E quindi abbiamo la prevenzione, cioè abbiamo delle norme ben codificate, abbiamo le vaccinazioni, ma soprattutto cerchiamo di ricordarci che l'utilizzo delle mascherine, l'utilizzo del distanziamento sociale e soprattutto l'igiene delle mani rimangono delle armi potenti in nostro possesso. Cerchiamo di non farle solo nostre, cerchiamo di divulgarle a quanto più persone possibili e sono sicuro che in un futuro non molto lontano ce la faremo.